continuando a giustificare. Ma non sto giustificando, ho detto che la colpa non è loro. Non è loro. Ciao, oh. ciao. Chiama Efe, vai. Pronto? Vedi? Risponde. Ah, eccoci, ciao. Ma sei rimasta isolata a Pisa? Sono a Pisa, sì, esatto. Ma ho dei problemi. Ho perché? Dei problemi. Molti problemi lei. Perché? Sì, ho dei problemi. La torre che pende. Perché sono a Pisa dal 3 di marzo. Sì. E prima ero a Torino, ma per un giorno e mezzo ho dovuto tornare a Milano per rifare le valigie, portare tutte le mie cose. La mattina del 3 marzo sono venuto qui a Pisa e adesso dall'appartamento mi dicono che comunque dovevo avere questo certificato che è da 14 giorni che sono fuori Milano. Quindi, ma scusami probabilmente... un attimo, tu sei dunque una specie di untore che cammina per un possibile untore che cammina per l'Italia, vai in tour Torino, Pisa. Ma allora, io avevo sentito sul mio sito che io comunque avrei cominciato a fare i tour dopo 2 mesi e mezzo, 3 mesi che sono stata sempre a Milano dai primi giorni di marzo. È quello che ho fatto. Prima sono andata a Torino e poi sono tornata a Milano. Ma non ho capito, ma i clienti vengono da te lo stesso, scusami. Certo che sì. Allora, scusa. Cioè, non ho capito che no, non il ci va nessuno come al solito. Caro Lorenzo, caro Cruciani, il governo divieta tutti i locali, discoteche, piscine, palestre, ma non le prostitute. Voi avete sentito che qualcuno, un politico è andato in televisione per dire voi potete stare a casa, non uscite, ma mai nessuno ha detto che non potete fare una scoppata con una prostituta. Ma non è evidente, mi pare. Io non ho sentito. Ma non ci... hanno detto state a casa, uno quando sta a casa, io sono a casa. Se sì, tu ho stai capito, a casa, però con me, siamo a casa. Ma ho capito, ma anche tu rischi. Ma cosa vuol dire? Facciamo una bella scopata, io guadagno, tu godi, te ne torni a casa ai tuoi familiari. Ma scusami, ma anche tu rischi. È un discorso verissimo. No, ma anche come tu, sempre. Scusami un attimo, anche tu rischi però, cara Efe, perché no, metti... allora, scusami, abbi pazienza. Ma se tu incroci qualcuno, se tu vado al supermercato, perché ci sono 300 persone che magari siamo vicini a scegliere il carne, pane, anche quello che fare una scopata solo con una persona a letto. Rischioso sì, ma il rischio molto di meno quando stai con una persona a letto, ma scopare, no, ma no, che invece di andare al supermercato incontrando Cruciani, Zingaretti non è una prostituta, Nicola Porro non è una prostituta. Ho capito, è vero, capisci? È vero, io però oggi non ho nessun sintomo. Però posso dirti una cosa. Allora, una cosa è andare. Sei un pericolo vivente. Cioè, una cosa è un pericolo ambulante. Aspetta, fermi un attimo. Una cosa, aspetta. Come Efe, me ci Efe. Sono più di 80.000 prostitute. Tutte le prostitute che lavoravano a Milano in questo momento si trovano a Roma d'intorno. Perché non vai a parlare con loro? Come si trovano? Che vuol dire si trovano a Roma? Non ho capito. Tutte le prostitute che erano a Milano fino a un paio di giorni fa, dopo che questo è successo a Milano, zona rossa, con quelle gente che sono scappati sabato sera, sono scappati via anche le prostitute. Ma che ne sai? Lo so, faccio questo lavoro da 10 anni, abbi pazienza. Cioè, c'è stata la fuga delle prostitute. Se tu vai a certi siti, vedrai che a Milano in questo momento ci sono poche prostitute, perché tanti di loro si sono spostati con la macchina in treno, se non lo so. Interessante, dove non c'è la quarantena. Allora, la cosa è molto semplice. Se dicono di evitare i più possibili contatti, è evidente che è implicito, è come dire non andate a prostitute. Assolutamente. Loro dicono di non andare nei posti affollati di gente, non andate al bar dove anche c'è tanta gente. Non dicono di non andare con una prostituta. Ma in generale, ma è evidente che uno non ci deve andare a prescindere. No, allora, ma questa è nata. Lo so, ma anche voi rischiate. Parenzo, ho visto i tuoi immagini su Facebook, che hai sigillato anche il microfono, anche le cuffie, certo. Vergognati. Ovviamente non possiamo vivere come te, con tutto il rispetto. Allora, ti assicuro che si scopa comunque una persona che viene con me, ovvio che rischiamo. Sì, ma non è la priorità io e lui, adesso. Ma peggio
andare in treno, peggio andare a un supermercato, peggio andare a Naviglio. Però, con tutto domenica, il rispetto, come ho visto dei con immagini, tutto il rispetto per questa qua, migliaia di allora non è con tutto il rispetto per non questa è, qua non è lei, cioè non le borse che crollano, le carceri in rivolta e noi pensiamo a questa qua. Non passa facendo il sesso. Il coronavirus passa anche con le bucose, cioè anche può passare anche con i rapporti sessuali. Io ma, voglio, so, ma quanti fare? Clienti allora, prima... quanti clienti fai tu adesso? Quanti clienti fai? 2, 3, 1, 5. Per i clienti non è cambiato assolutamente nulla. Ti chiedono le stesse cose, ti chiedono. Anche di più. Vogliono due transattive. Ti assicuro che scoppierà, non lo so, un'epidemia di sessualità, diciamo così, perché tutti questi uomini che devono stare a casa con la moglie che magari non cagano nemmeno, non scoprono nemmeno da anni, andranno a trans. Ma che devono comunque stare tutto il giorno a casa con i figli, con il cane, sì, però mi stai con dicendo, la moglie che non lo sopportano tu, più. Tu però mi stai dicendo che sono diminuite. Sarà un boom di non lo so, mi aspetta, va bene che in questi giorni, vabbè, è successo ieri, allora oggi ho fatto solo un cliente alle 10:30 di mattina. È venuto vicino a Firenze, sono stata, poi dopo non ho fatto più niente. Però questa cosa cambierà tra due o tre giorni, si normalizzerà. Probabilmente tra un po' usciremo con la mascherina, però andremo comunque con le prostitute. Dimmi, ma non con gli sconosciuti, Cruciani, quando stai tutto il giorno a casa, cosa fai? Ti viene il cazzo duro, scopi. Ma come fa? Ora leggerà un libro, no? Guarda un film, leggi un libro. A parte Parenzo, quando una sta a casa si scopa, perché prima o poi ti viene capito, il cazzo duro. Ma non è in questi giorni che non hai più un lavoro, storia. Non puoi più andare in palestra, non puoi più andare al bar, al ristorante, che devi fare? Scopare comunque. Vabbè. Allora, ma scusa, ma tu no, ma tu ti fidi degli sconosciuti che incontri? Cioè, nel senso, da punto che devo fare? Allora, io che ho 40 anni, probabilmente comunque non rischio di morire. Vado in ospedale, mi curano, mi metto, o magari non vado neanche in ospedale, mi dicono: guardi, lei non ha nulla perché vabbè, ti prendi come il rischio. Un toro, vabbè, visto che da 20 anni che scopa, prende ormoni, non beve, non fuma, non si droga, lei è sano come un pesce, come un toro, stia a casa. Io sto a casa per 2 settimane, poi esco fuori. Posso soltanto dire che per quelli che hanno più di 60 anni, io almeno da una brava cittadina gli dico neanche di andare a scopare con una prostituta, perché qua le chiama più di 60 anni oggi, cioè non li prendi, oggi, non li prendi. Con questo coronavirus sono considerati già morti. E non li prendi, dirlo. Non li prendi. Se qualcuno vuole venire c'ha 60 anni viene, non le posso dire non viene. E che devo fare? Mica un minorenne. Se uno c'ha 60 anni e voglio comunque andare a scopare con una trans, viene comunque. Vabbè. Ciao. Ciao. Ma non ciao. Deve venire. Ragazzi, a domani, italiani! Italiani!